Con il diario di Buenos Aires volevo raccontare i sogni e le speranze di giovani studenti, l'ideale per il quale hanno combattuto, ricordare chi è andato incontro alla morte e all'oblio per difendere i propri diritti. Indubbiamente scriverei un romanzo su Raoul, il mio personaggio preferito, il mio tallone d'Achille. Raoul è un bambino cresciuto nell'indifferenza, un adolescente che tenta il riscatto scegliendo il migliore dei padri, un giovane uomo che combatte contro il marchio impresso nel suo sangue. Samuele soffre di ornitofobia, ha paura degli uccelli. Mariam invece inizialmente voleva suonare il violino, poi ha scelto il pianoforte per onorare il padre. Tutti abbiamo uno scopo nella vita e non possiamo andare via prima di raggiungerlo. Il segreto è cercare nel futuro il nostro scopo.